Da Vinci Resolve, vi insegno solo la registrazione audio, che è quello che ci interessa. Quindi abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti da Vinci, 10 minuti per invece Riverside FM. Allora, quando voi aprite Da Vinci, create un nuovo progetto. Potete anche creare una cartella, chiaramente, inserendo un po' di cose. Adesso prendiamo un nuovo progetto. Mi chiede di download di DaVinci Cosma, non mi interessa. Abbiamo la versione gratuita di DaVinci. La versione gratuita di DaVinci non è una versione farlocca, è una versione completa, super professionale. La differenza con la versione a pagamento che costa 280 euro, quindi veramente poco, pochissimo per un'applicazione di questa portata, però offre degli strumenti che sono davvero super professionali, cioè per chi produce, monta film, fa color ad altissimo livello, cioè lavora per la cinematografia, crea serie TV per Netflix, eccetera. Quindi sono cose che a noi non interessano e non interessano neanche a tutti i professionisti. Di fascia alta, ma che non lavorano in questo modo, o che lavorano in team, per esempio, e quindi ha la possibilità di condividere in tempo reale il montaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questa, che è la migliore applicazione esistente per l'editing video in tutti i campi, è quell'applicazione che viene utilizzata anche a Hollywood per creare film assieme a David, sono due o tre le grandi piattaforme, una è questa. Può sembrare diciamo complicato perché l'interfaccia è molto ricca, si possono fare tantissime cose veramente incredibili, ma in realtà seguendo delle semplici operazioni, Da Vinci è una piattaforma alla portata di tutti. Qui sotto, quando apriamo la piattaforma, qui abbiamo cinque pagine, si chiamano pagine queste. La prima pagina è quella dei media, dove raccogliamo fotografie, i clip che abbiamo registrato, audio, eccetera, eccetera. Questa pagina è una pagina di montaggio semplificato, che è la stessa identica che si trova nella versione Da Vinci per iPad, perché esiste una versione Da Vinci per iPad, però non è funzionale al nostro discorso, perché per iPad usiamo altro, usiamo GarageBand, usiamo altre cose. E questa è la pagina di Edit, che è quella che usiamo noi. Poi abbiamo una pagina invece che è destinata al montaggio di effetti speciali. Sapete, astronavi, cose varie, così non ci interessa. Questa è la pagina invece di Color, color correction, estremamente interessante, ma fuori dai nostri argomenti. E poi abbiamo con la nota musicale la pagina di Farlight, che è quella che ci interessa invece per la registrazione. E poi abbiamo la pagina di delivery, cioè qui vi viene consegnata la pizza sul vostro computer. Dunque utilizzeremo tre pagine, la pagina di edit, la pagina di far light e la pagina di delivery per consegnare la registrazione. Stiamo parlando di registrazione audio, quindi non ci interessa il video, non ne faremo neanche un accenno in questo caso. Ci richiamo alla pagina di edit. E eh, che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo lo spazio all'interno del quale deve essere collegata una timeline, cioè la linea del tempo sulla quale avviene il montaggio. Per adesso non possiamo fare niente. Se non abbiamo una timeline non abbiamo neanche la possibilità di registrare. Vado nella pagina di Far Light, ma se faccio qui clic su Record non succede niente perché senza una timeline, cioè senza il contenitore del montaggio, non posso creare nulla. Quindi la prima cosa che devo fare è creare una timeline. Allora qui, da questa finestra, che è la finestra del master, faccio clic col tasto destro del mouse, timeline, create new timeline, molto semplice. Create new timeline. Ok. Allora, timeline mi chiede il titolo. Chiaramente sarà. Eh, episodio 1. Il resto lasciamo tutto così. Non ci interessa. Episodio 1. Guardate che cosa succede. Succede che ha inserito una traccia video e una traccia audio. La traccia video non ci interessa. La portiamo su la traccia audio. Sì. Cambiamo il nome e lo chiamiamo Alberto. Oppure VoiceOver. Voi la chiamate come volete, col vostro nome, insomma, di chi deve registrare. Siamo pronti per partire. Ovviamente Da Vinci può avere tracce audio infinite, audio e video, tutte quelle che volete. Però per il momento a noi ne basta una. Quindi passiamo alla registrazione nella pagina di FAR Light. Bene, Dobbiamo chiederci una cosa però dove questa registrazione verrà collocata, cioè noi siamo al computer, abbiamo un dispositivo eh, suddiviso in cartelle, c'è un hard disk, eccetera, eccetera, dove caspita, sistema la registrazione, bene. Dobbiamo cercare delle impostazioni per questo, cioè le impostazioni della timeline, del nostro progetto, di questo progetto qua che abbiamo creato nel quale possono esserci tante timeline, perché avrò l'episodio 1, l'episodio 2, l'episodio 3, eccetera, eccetera. No? Ogni volta che registro un episodio, duplicherò la timeline precedente, così ho già sistemato tutto e alla fine... Però dove registra, cioè dove collocherai i file della registrazione? Allora guardate, qui in basso sulla destra abbiamo la solita rotellina delle impostazioni. Apriamo la rotellina delle impostazioni e scegliamo la sezione Capture and Playback Capture and Playback e nella schermata di Capture gli diciamo che cosa cattura, cattura video e audio va bene, il video formato QuickTime, ok, non ci interessa niente, ci interessa Shave Clip To quindi dove lo salvi? Beh, browse, cerchiamo lo salvi, che ne so, dentro il desktop crea una cartella che si chiama corso 26 audio registrazioni Perfetto, lui registrerà tutto lì: audio, video, eccetera, metterà tutto qua dentro. Open, qu cioè apri questa cartella che ho appena creato, e basta, siamo a posto. Shave. Chiaro, no? Fin qui mi interrompete, i mi ci sono delle questioni. Poi torniamo alla pagina di Farlight. Adesso dobbiamo vedere come funziona qua, come funziona il mixer. Perché qui abbiamo un mixer. Vedete, lo attivo da qua, attivo, mixer, disattivo. Cioè, nel senso, il mixer è sempre attivo, lo mostro, non lo mostro. Questo mixer è composto da due tracce. Una si chiama Alberto l'ho nominate io e l'altro si chiama Bass. Che cos'è Bass? Beh Bass è la traccia di uscita. Perché? Perché io potrei avere la traccia Alberto, la traccia Rossella, la traccia Maria, la traccia Carlo e tutte quante poi confluire con i loro volumi differenti perché Mario c'ha un vocione che spacca quindi abbasso il volume, Maria c'ha una voce di un altro tipo e quindi il volume eccetera eccetera ma alla fine tutti andranno nella traccia bassa e il volume generale di uscita sarà regolato dalla traccia bassa. Normalmente lo lasciamo qui. Una buona registrazione non va a toccare di solito queste, queste cose. Siamo nella traccia Alberto. Che cosa devo fare? Beh, devo dirgli: avete visto tutta l'attrezzatura che c'è qua? Quindi, gli devo dire da quale cavolo di microfono registrerai la traccia Alberto. Giusto? Perché ogni microfono avrà la sua traccia. Quindi, traccia Alberto, scelgo Input, è semplice, vedete c'è l'Input. Quindi, scelgo Input e Input gli dirò non no input, ma sì input. Quindi, Input, che cosa? Si apre questa finestra. Siccome Da Vinci è abbastanza intelligente, lui ha capito che registro dalla scheda VOLT 276. Quindi la seleziono, seleziono la scheda. Se avessi più schede collegate, eccetera, apparirebbero tutte qui, chiaramente. Ma per il momento ho solo la scheda Volt che vi ho fatto vedere. La traccia Alberto è già selezionata, per forza, perché è quella da cui sto cercando di insegnarvi da quale strumento registreremo. Giusto? Perfetto. Quindi... Patch, qui in basso, patch, unisci, collega le due tracce, sono collegate. Siamo a posto. Adesso abbiamo la traccia Alberto. Abbiamo l'input che è la mia scheda, per voi può essere il microfono interno del computer, qualsiasi altra cosa. Siamo pronti per la registrazione. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire alla traccia Alberto di stare pronta a registrare, quindi attiviamo il tasto R. Questo è solo una protezione. È solo una protezione per impedire che parta accidentalmente schiacciando qui una registrazione, magari cancellando qualcosa che si è registrato sotto, eccetera. Cioè si determinano anche quali sono le tracce attive e quali no. E poi si fa partire la registrazione. Fin qui è tutto chiaro, perché adesso io non so se voi eh, sentirete proprio la registrazione. Io adesso avvio la registrazione, quindi cosa farò? Avvio il tasto R e poi il pulsante di rec che è questo registerò qualsiasi cosa così per 10 secondi poi interrompo allora pronti avvio armo la traccia si sì, che dice così armare la traccia r pronti perfetto e adesso via con la registrazione e benvenuti nel podcast Asterisco 26 il podcast di Scuola Futura che parla di no, questo non è asterisco 26, mi sono sbagliato. È asterisco, anzi è neanche asterisco è hashtag hashtag 56, il, il corso di scuola futura dedicato al podcasting. E siamo proprio qui per fare podcast. Yahoo! Stop fine registrazione. Tolgo disattivo la traccia in quanto diciamo predisposta alla registrazione ascolto, tasto play. Sì, magari torno indietro. Perfetto. Voi sentite questo chi ha le cuffie, sentirà questa registrazione da un orecchio solo, giusto? O no? Eh, non non l'abbiamo proprio sentita, non si sente la registrazione. Ah, vabbè, non si sente la registrazione, sì, lo immaginavo perché devo fare poi i collegamenti apposta, perché... se no Zoom non gestisce tutto quanto. Però ho fatto la registrazione. Adesso cosa facciamo? Due cose. Subito due cose. Guardate, tasto destro del mouse, prendiamo, cioè andiamo sulla traccia, tasto destro del mouse e cerchiamo clip attribute clip attribute lui ha registrato in stereo però io in realtà eh, qui ho, ho sono andato in mono quindi non ho il canale 2 e anche per voi sarà la stessa cosa quindi che cosa gli dobbiamo dire gli dobbiamo dire che il canale 1 siccome il canale 2 non è stato registrato niente sul canale 1 il canale 1 lo duplica e ne manda uno a sinistra e uno a destra e così diventa stereo Tanto lo stereo è uguale, non è che c'è una differenza, per quanto non si mica a registrare una band con microfoni posizionati a destra, a sinistra, eccetera. Chiaro, chiara questa operazione? Eh? Ve la ripeto. Quindi, tasto destro del mouse, Clip Attribute, e scegliete Embed Channel 1 per tutti e due i canali, quindi Left e Right. E quindi adesso la registrazione è stereo. E la, senti e la sentite bene in, uh, come si chiama, proprio al centro no, del cervello. Seconda operazione da fare, è un po', diciamo, per tecnici, perché possiamo anche fermarci qua, ma invece a noi interessa perché si chiama Normalize Audio Level. Norma sempre tasto destro del mouse, no del mouse, Normalize Audio Level. Che cosa fa questa operazione, questa funzione? Questa funzione normalizza i picchi, i livelli, no? non è un compressore, quindi non comprime il suono, le parti più basse e più alte, solo stabilisce un limite, perché può darsi che io magari abbia detto perché siamo è stato eccessivo rispetto al resto, distorge, lui normalizza questa cosa qua e lo portiamo a meno 6 dBf o anche meno 9 dBf, cioè stiamo sotto lo zero parecchio. Funziona al contrario: noi non dobbiamo alzare i volumi, li dobbiamo abbassare per renderli compatibili con tutti i dispositivi di ascolto. Poi una scala logaritmica, quindi in realtà non funziona in modo lineare: cioè meno 6 non corrisponde a 6 tacche effettive, meno 9 non sono 9 tacche effettive. Meno 12 non è così distante come meno 6, per dire. Quindi normalize. Quindi ha portato ottimo. Poi controlliamo qua nel mixer che adesso abbiamo solo due tracce, ma che Alberto e il basse non vadano in rosso, quindi occhio al mixer. Occhio al mixer e eh, abbiamo la la come si chiama? Eh? il play Perfetto, abbasso, vedete, ho abbassato, ho abbassato fino a che può comparire qualche tacca gialla ma mai rossa. Andate sul sicuro. Anche se vi sembra che il, il sia basso, non importa, l'ascoltatore alza il volume dal suo dispositivo. Ma è così che si regola, diciamo la cosa. E poi bassa anche, controllate che non sia mai in rosso. Se possiamo alzare un po' il bus, ecco perfetto. Basta. Fine. Abbiamo fatto la nostra registrazione. Poi, se volessimo to torniamo alla pagina di edit, torniamo alla pagina e qui lui ha segnato l'in e l'out. Ma noi non, non interessa. Li togliamo. In e out, li togliamo così. Marche. Dal, da, dalla barra dei menu mark clear in and out lui li ha, segni, li ha segnati perché ha un clip e abbiamo registrato solo questa traccia quindi abbiamo solo registrato questo clip scusate posto su questa traccia basta sì ma posto se devo fare dei tagli vi insegno rapidamente due cose dalla tastiera premete il tasto b e avete blade, una lametta una lametta che taglia dove volete voi. Poi da B passate ad A, rov e quindi vedete che è diventata una freccia e tagliate semplicemente delete col tasto della tastiera, spostate, fate tutto quello che volete. Poi ci sono le maniglie come al solito, no? Potete tagliare anche così. I volumi non li regolate mai in questo modo e non li regolate mai neanche in quest'altro modo qua a destra, li regolate sempre tramite il mixer. Normalize e mixer. Basta, non fate altre operazioni. E qui abbiamo registrato. Basta, fine, tutto qua. Poi ci sono delle operazioni da fare in post-produzione interessanti, usare l'equalizzatore, il compressore, eccetera, che vi spiego la prossima volta. Come facciamo per il nostro file? Beh, andiamo da delivery. Qui facciamo una telefonata. Pronto, ci manda il file. No, file name. Prova corso 56. Browse. Dove lo lo registro perché è diverso, perché questo è il, è, il, diciamo, è, il, è il file finale, è il prodotto finale, quindi gli dico io dove registrarlo, ma lo inserisco nella stessa cartella. Registralo qua. Qui dobbiamo fare attenzione perché a noi interessa l'audio, non ci interessa avere un film di questo, di quello che abbiamo registrato. Quindi qui in questa scheda video lo disattiviamo, export video non ci interessa. Ci interessa l'audio, audio. In che formato? MP3. Lo sappiamo già, non QuickTime, MP3. Lasciate tutto così, è a posto, stereo eccetera, poi qui sotto c'è il pulsante Add to Render, Q. cioè devi spostare il file perché qui queste sono le impostazioni, ma adesso lo porti di là, di là per realizzare il rendering. <coughs> Quindi add to render queue e, e basta. Ne potrei avere tanti, no? Potrei aver fatto, registrato sei episodi. Li porto tutti qui e poi vi ho render in un colpo solo. Qui ne abbiamo invece una sola registrazione, quindi render all e lui inizierà il rendering. E basta, l'ha già fatto. Adesso potete sentire. La registrazione com e benvenuti nel podcast eh, asterisco 26 il podcast di scuola futura che parla di no questo non è asterisco 26 mi sono sbagliato è asterisco anzi è neanche asterisco è hashtag hashtag 56 il futuro dedicato al podcasting e siamo proprio qui e voilà questa registrazione è buona non ha bisogno neanche di essere equalizzata così perché perché siamo partiti con un buon microfono, una buona scheda, la qualità è buona. Possiamo fare dei piccoli aggiustamenti, settimana prossima poi lo facciamo, vi mostrerò alcune cosette semplici, perché Da Vinci contiene, e ve lo mostro da qui, Da Vinci contiene una vera e propria stazione di effetti di vario genere, estremamente validi, tutti i tipi, più... Anche un compressore sulla traccia diretto, più a un sistema di equalizzazione diretto, più a altri equalizzatori, anche un equalizzatore a 31 band, cioè veramente è una cosa straordinaria. Però vi insegno a utilizzare quelle due cosette che possono migliorare la registrazione in casi di difficoltà. Ok, questo è quanto. Riverside FM, eccolo qua. Nella versione gratuita voi avete, mi sembra, due ore di registrazioni mensili. Quindi tipicamente, che cosa si fa? Registrate le prove, fate tutte le prove con l'iPhone, eccetera, eccetera. Registrate il testo, fate tutte le vostre prove. Poi, quando siete pronti, lanciate Riverside e partite con 10 minuti di podcast. Con due ore al mese potete registrare tranquillamente 6, 7, 8 podcast se vi concentrate e utilizzate questa applicazione solo per la versione, la final draft, diciamo così, no? la versione finale. Alberto, esiste System. questo ovviamente anche in ambiente Windows? Sì, questo o... è una web app, web app. Web app che ha anche il, web app che ha anche, che ha anche abbiamo un po' la solution. Uh, Android, sì, non ricordo se anche l'applicazione proprio per i dispositivi mobili, uh, mi sembra di sì, ma adesso non me lo ricordo perché l'ho sempre usata come web app. Sì, sì esatto. Sì, Apple, sì. Apple Store e Google Play, Google sì, Play, sì. Okay. esatto. Poi in realtà, uh, voi potete realizzare un abbonamento mensile. Quindi, che cosa fate? Concentrate la realizzazione di tutti i podcast nel mese di, non so, luglio, per dire, per tutto l'anno successivo, pagate un abbonamento a Riverside. Eh, perché Riverside ha una particolarità interessante che toglie i tempi morti interni, le pause interne alla registrazione. Lo fa automaticamente. Allora, pronti? Podcast. Get started. Vai. No, ah già devo entrare, d'accordo. Ok. Ah, login. Ok, login, perché sono già registrato. Cosa dice che non è? No! Per favore. Che è successo? Ho cambiato la Ah, non sono un robot. Vabbè, login. Non sono un robot. User name. Riverside FM, allora... Mizzi, io vi odio. quando fate così così, semaforo. No, non è possibile. Ah, forse entravo così con la mela. Ah sì. Ecco, entravo con la mela. Benissimo. Ormai abbiamo migliaia e migliaia di password. Dunque... Che cosa facciamo? Dobbiamo creare uno studio, New Studio, cioè lo studio di registrazione. Anche perché creando lo studio di registrazione io posso invitare qualcuno di voi a registrare insieme a me, anche a distanza. Quindi faccio così, crea studio, tac, diamo un nome allo studio, lo chiamiamo studio 56. Beh. E registra solo l'audio perché posso registrare anche dei podcast video, ma non mi frega niente il video, solo l'audio. Transcript Language non mi interessa la trascrizione, tanto poi la facciamo eventualmente, poi sarà a pagamento. Quindi, Create. Create. E abbiamo creato lo studio che è qua, vedi sono i vari studi che ho creato, studio 56. Andiamo allo studio. Cioè, qui l'abbiamo creato formalmente adesso entriamo go to studio ah ecco perché scusate perché scusate questa applicazione funziona meglio con chrome ecco perché aveva delle difficoltà anche con la password eccetera nessun problema Tanto lo studio l'abbiamo creato di là e lo apriamo di qua Riverside Podcast, Get Started. Eccolo qui. Quindi login, login Aracne, adesso sì, Aracne, perfetto, ci siamo. Abbiamo creato Studio 56, quindi siamo arrivati qua. Vedete, Go to Studio. Quando faccio l'accesso allo Studio, mi chiede se voglio attivare la videocamera. No, il microfono sì. Come mi chiamo io, che sono Lost. Va bene, Alberto. Se uso degli auricolari, no, e, e quindi Join Studio. Ah, qui io uso la scheda, quindi devo controllare che sia qual è eh, la sorgente. Controllo la sorgente e poi zoom naturalmente. Perfetto, e via. Join Studio. not using headphone e join studio basta l'interfaccia è molto spartana se voglio invitare qualcuno qua scrivo l'email di qualcuno eh, cioè copio il link e poi lo mando oppure lo invito tramite email e allora la persona che ho invitato apparirà qui poi magari la volta prossima lo facciamo per gioco vediamo cosa succede con uno di voi e questo è a ah, sono io non c'è nessun altro sono pronto avvio la registrazione mic controlliamo che sia posto il volte tutto via la registrazione Ciao a tutti, eccoci a Studio 56 dove parte la prima puntata del nostro podcast che parlerà appunto del corso 56, il miglior corso che esista, da non confondersi con gli anni di nascita perché sono tutte persone nate dopo il 2010, estremamente giovani sia mentalmente che fisicamente, eccetera, e quindi diciamo è un podcast che possono ascoltare tutti, anche i giovanissimi. Ciao ragazzi! Fatto. Abbiamo la nostra registrazione. Abbiamo la nostra registrazione e e. e, e, e. Uh, dan, 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 Alberto. Sì, view recording. Ok, questa è la registrazione che abbiamo fatto. Alberto, primo marzo, no, 20 marzo, perfetto. Questa è la registrazione. Quindi qui possiamo tagliare: edit. Vabbè, abbiamo le funzioni di edit. Quello che dobbiamo fare lo facciamo: il link e la possiamo scaricare. Quindi la taglieremo, metteremo a posto quello che c'è da mettere a posto e poi la condivideremo. Diciamo, lo share anche qui, copy il link, se vogliamo, perché eh, va sul cloud, oppure la scarichiamo. Export recording. Ciao a tutti, eccoci a Studio 56, dove parte la prima puntata del nostro pod. Perfetto. Però, che cosa abbiamo? Abbiamo dei magic tool qui. Abbiamo qua abbiamo abbiamo eccolo qua keep all pause for an authentic feel quindi cosa fa toglie un po' di, di pause no qui tutte qui sono quelle più lunghe di tre secondi qui un secondo meno io, io un po' le tutte che succede no tutte no vediamo qua super fast ecco, apli così, toglie tutte. Zacca, vedete che le ha tolte? cioè, va bene, ne ha tolto una perché ho parlato velocemente alla fine, è questa, l'ha segnata con questa colonnina grigia. Qui c'era una pausa più lunga e, e l'ha tolta, l'unica in effetti. La segna la fa vedere, ma la salta. Nate dopo il 2010, estremamente giovani sia. Sentite che la salta. Quindi pensate a non so, anche le conversazioni, i tempi morti, eccetera. Fa, fa un buon lavoro. Poi, qui possiamo aggiungere un'altra registrazione, l'editing, quindi tagliare, eccetera, eccetera. Solite cose. Basta, tutto qui.